Ciao amici, buongiorno a tutti. Come vedete ho cambiato postazione, questi sono i miei LP in vinile, ne ho una collezione, sono i residui del mio negozio di musica che ho avuto tanti anni fa, purtroppo ho chiuso per crisi, pazienza. Bene, andiamo a vedere il prossimo video insieme, ciao! Ho pesato 300 grammi di farina rimacinata di Altamura e 200 di farina zero selezione Casillo. Questa è la pasta madre che avevo già rinfrescato, sono 120 grammi, rinfrescato e portato al raddoppio e ho preparato 340 grammi di acqua. Metto le farine in autolisi con il solito metodo, lascio riposare una mezz'ora e sciolgo la pasta madre. Le olive le ho snocciolate con questo attrezzo che ho comprato in Alto Adige, molto, molto utile, specialmente per le ciliegie. Poi verso tutto in planetaria, ci aggiungo anche un po' di sale, poco perché poi ci saranno le olive che sono saporite. Faccio girare fino a incordatura, 10-15 minuti. Fatemi sapere se si sente meglio l'audio perché nel frattempo sto sistemando i livelli del programma che uso, di Movie Maker, perché mi dite che non mi sentite, quindi sto aggiustando un pochino. Bene, ci verso dentro le olive fatte a pezzettini, appena che è pronto, e faccio appena di girare un pochino. Oppure se volete potete metterle dopo dentro la ciotola a mano, girare un po' così a mano. Dopodiché ho preparato un contenitore e l'ho oliato leggermente. Oh, io non ho messo olio nell'impasto, anche se alcune ricette prevedono almeno un cucchiaio d'olio. Vedete voi, ho preferito fare senza. E dentro il contenitore faccio direttamente un paio di giri di pieghe, così, in questo modo. E poi lo copro e lascio fino al raddoppio, lo lascio lievitare a temperatura ambiente. Però questa è una cosa vostra, secondo i vostri tempi, volendo potete metterlo anche in frigo. Che so, se fate la preparazione la sera, potete metterlo in frigo e poi la mattina lo tirate fuori. Io l'ho lasciato a temperatura ambiente all'incirca 3 ore, anche di più credo, 3 ore e mezza. E adesso lo verso sulla tavola con la farina, con un po' di farina rimacinata e vado a fare le pezzature. Allargo piano piano. È molto molto morbido e ben lievitato, quindi non lo toccherò molto. I panini poi si formeranno da soli durante la seconda lievitazione e poi si aggiustano nel forno, anche perché con le olive non si riesce a piegarli, a lavorarli. Naturalmente questi tempi io adesso sto facendo questi panini, ciabattine, chiamatevi come volete, siamo in estate e quindi se voi vedete il video magari d'inverno i tempi sarebbero diversi, eh? Vi dovete sempre regolare con le temperature. Bene, ne ho fatti 10. Ora no, li lascio così, no? Li abbasso solo un pochino. Ok, vi appoggio su una carta da forno. Dopodiché li copro e li lascio ancora un'ora o anche due,
poi li vediamo ad occhio come raddoppiano un pochino, ma non molto, possiamo infornarli senza fare tagli, niente. Ok, ora li copro e aspettiamo per infornare. Eccoli qua dopo quasi 2 ore. Oggi non fa molto caldo, altrimenti sarebbero lievitati ancora di più. Nel frattempo ho acceso il forno, l'ho portato a temperatura e vado ad infornare. Per la cottura ho abbassato subito a 220 dopo un po' che ho infornato, perché sono piccolini, come vedete, se no si seccano troppo. Quindi ci è voluto all'incirca 40 minuti, ultimi 10 minuti lasciata a spiffero. Eccoli qua, come vedete, sono venuti molto bene, sono morbidi dentro, le olive si ammorbidiscono e fuori un po' croccanti. Bene, amici, vi ringrazio della visione, ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!